Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ecco il percorso che porta tutti i pellegrini a visitare i luoghi di Padre Pio. Ad esempio qui ci troviamo in una delle due stanze del dormitorio di questo convento, ecco, un dormitorio dei piccoli seminaristi di Padre Pio, anche perché Padre Pio fu il direttore spirituale di questi giovani e piccoli fratini, così come si venivano chiamati. Dal 1909 al 1932 questo luogo è stato sede del seminario serafico. E qui anche tanti racconti, tante aneddote, avremo modo anche di raccontarvi quello che accadeva in queste stanze. Ma oggi siamo qui per leggervi una testimonianza, la testimonianza di Silvia, che ci ha scritto all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. E racconta che la sua vita è stata sconvolta 3 anni fa dopo aver scoperto una neoplasia al seno. Tutto ciò a pochi mesi di distanza dalla nascita della sua seconda figlia, della nascita al cielo del papà. La diagnosi era stata impietosa. Neoplasia al 4° stadio, non operabile. Sono passati già 3 anni da allora e la mia malattia è ancora completamente in regressione, ci racconta Silvia. Mi ero sottoposta all'inizio a 6 mesi di chemioterapia, non ho mai fatto l'intervento chirurgico e oggi sto proseguendo con l'immunoterapia. Sono arrivata a ricevere il dono della fede solo grazie alla malattia. Prima la mia vita mi sembrava già completa, una famiglia, un lavoro, gli amici. Ebbene, scoprire un tumore all'ultimo stadio, dopo essere diventata da poco mamma e senza alcuna fede in Dio, vi assicuro che è qualcosa di sconvolgente. Mi sono sottoposta a tante domande. In primis, cosa mi aspettava dopo la morte e cosa sarebbe accaduto alle mie bambine. Dio esisteva, ma il Signore, che è onnipotente e misericordioso, permette talvolta certe nostre prove per trarne proprio dei benefici grandi per l'anima. Non solo oggi la neoplasia è ancora in regressione dopo una grazia che ritengo di aver ricevuto l'8 maggio, ma ho anche potuto assistere a 3 episodi molto particolari. Avevo donato 3 rose che erano state proprio sulla tomba di Padre Pio da Pietrelcina a 3 mie amiche che avevano una neoplasia al seno come la mia. Ebbene, tutte in momenti differenti hanno percepito un profumo particolare e soave ed oggi stanno tutte bene. Una è anche diventata mamma, un'altra sta aspettando proprio adesso il suo secondo bambino. Queste 3 amiche avevano già fede, una fede che è cresciuta così come è cresciuta la mia, e sono nati da questa forza rinnovata 2 piccoli gruppi di preghiera proprio nel nostro paese. Uno per i bambini ed uno per gli adulti. Insomma, tutto per ringraziare e lodare il Signore perché vogliamo affidargli la nostra vita, l'umanità intera, per le mani di Maria, con l'intercessione di tutti i santi, specialmente quella di Padre Pio e Madre Speranza.